Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata ho finalmente ottenuto Gallade, il Pokémon che utilizzerò per catturare altri Pokémon. Non mancano molti livelli e poi imparerà anche Falso Finale, che è una delle mosse più importanti che volevo dare a questo Pokémon. Ragazzi, in questo episodio andremo un pochino in giro nel mondo perché c'è stato un aggiornamento della Pixelmon e probabilmente sono stati anche sistemati i vari mega boss e quindi probabilmente riusciremo a ottenere qualche nuova pietra. Quindi iniziamo subito l'episodio. Dunque ragazzi, in questa versione della Pixelmon Generation è stato aggiunto solamente un leggendario nuovo che è Zeraora, che spona nella savana. E inoltre sono stati aggiunti alcuni oggetti che però non sono sicuro si possono già trovare. E anche attraverso un procedimento molto particolare si possono ottenere anche Kyurem bianco e Kyurem nero. Quindi ragazzi, ci sono molte novità. E inoltre sono stati anche corretti tantissimi bug. Ora io spero, ragazzi, di trovare qualche mega evoluzione e capire se hanno sistemato anche la questione dei drop. Come ben sapete, per esempio, Mega Abomasnow non droppa la sua mega pietra e quindi noi che abbiamo Abomasnow non riusciamo a avere la sua mega evoluzione. Vi faccio vedere anche che alcune delle mega pietre sono state sistemate, vedete, erano molto più piccole, diciamo, nella scorsa versione. Quindi, ragazzi, ci sono state delle modifiche a proposito. E adesso sono qua in giro nella Mega Taiga per vedere se c'è qualche Pokémon da sconfiggere in modo da portare avanti il mio Gallade, che ricordo al livello 44 deve imparare assolutamente Falso Finale e ovviamente per allenare tutti quanti i Pokémon. Ragazzi, ci sono questi Beartic che sono fantastici perché sono debolissimi al mio Incineroar ovviamente e mi danno anche un sacco di punti. Guardate, in due colpi, sempre che non mi sconfigga, riesco a buttarlo giù e mi dà veramente un sacco di punti e così faccio anche un bel po' di livelli. No, il ghiaccio sinceramente non mi serve. Allora ragazzi, girando qua per il mondo ho trovato un ricorda mosse che è molto molto utile in questo momento perché voglio far imparare a Gallade Psico Taglio, che è una mossa, mi avete detto, molto potente, in effetti lo è, e che non ho potuto fare imparare a Gallade perché appunto l'ho fatto evolvere solamente a livello 39-40. Quindi diamogli Psico Taglio al posto, direi, di Psichico per il momento, ok? E a questo punto, ragazzi, ci manca solo il livello 44 per avere il nostro falso finale. Quindi procediamo. Olè, che ho trovato un loot. Vediamo un po'. Vital Erba. Allora ragazzi, manca veramente poco al livello 44 di Gallade. Volevo, ecco appunto, provare a sconfiggere questo Farfetch. Vediamo un po'. Ovviamente ho messo apposta Gallade per fare un po' di punti. Non mi bastano questi punti, ma mi serve un'altra battaglia. Vediamo un po'. Dunque, intanto lì possiamo andare a curare il Pokémon. Ok, allora, i Pokémon sono a posto. Proseguiamo qua fuori e vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche bel Pokémon da sconfiggere. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi a inizio episodio, quando vi raccontavo di questo nuovo aggiornamento, che è stato cambiato anche lo spawn rate dei vari Pokémon. Pertanto, ragazzi, ora sono molto più rari i leggendari e anche le mega evoluzioni. Questo potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema. Allora, andiamo a fare un'ipnosi, così lo facciamo dormire. E adesso gli diamo un altro psicotaglio, ragazzi. Guardate qua la potenza del mio Gallade, che finalmente sale di livello e impara Falso Finale, che lo mettiamo al posto di Draining Kiss. Ragazzi, direi che abbiamo più o meno le mosse di Gallade che volevamo. Ovviamente Psicotaglio adesso la tengo come mossa, diciamo, per andare a indebolire il Pokémon. Poi, se avete da suggerirmi un'altra mossa, per esempio Zuffa, io ho visto che impara un pochino più avanti, potrei sostituire questo Psicotaglio, perché questo Pokémon non solo deve addormentare e appunto far arrivare a un PS i vari leggendari, ma deve anche poter attaccare con forza.
Ragazzi, io direi a questo punto di andare a provare un pochino questo Gallade, magari con un Pokémon da catturare, giusto per vedere un po' come si comporta. Quanto tempo che non trovavo una Pokéball, che tra l'altro contiene la mossa Coro. Oh, un'altra Pokéball! Questa volta contiene una bacca. Ragazzi, guardate un po' cosa c'è qua nel fiume. Sì, sì, è spawnato proprio adesso. Oh, oh. Aspettate che vado in fuga. Ok, vi faccio vedere qua nella chat. Eccolo qua, ragazzi, il river. Allora, proviamo. Allora, andiamo innanzitutto a ingaggiarlo. Questo è Uxie, quindi il secondo guardiano dei laghi. Dovrebbe fargli un po' di male, ma non tantissimo. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Andiamo avanti con lanciafiamme. Ok, e un altro lanciafiamme. Ok, basta così. Adesso cambiamo Pokémon e mettiamo Gallade. Vediamo un po' se riusciamo a fare quello che volevo. Allora, dobbiamo fargli un ipnosi. Ok, vediamo se riusciamo a... Ok, non siamo riusciti ancora a farlo dormire. Dovremmo farcela prima o poi, eh. Ok, si è addormentato. Falso finale, ragazzi. Ok. Falso finale ancora. Si è svegliato, però non è un problema. Falso finale. Ok, devo riuscire a portarlo fino all'ultimo. PS. Ok, perfetto. Ottimo. Adesso lo addormentiamo. Ok, e adesso facciamo che gli lanciamo una... vediamo un po'... una Ultra Ball. Vediamo un pochino, ragazzi. Io ho fatto più o meno quello che volevo fare e vediamo un po' se riusciamo a catturarlo. Praticamente ha un PS, ragazzi, quindi veramente pochissimi ed è pure addormentato. Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice adesso, vero? Dai, fammi fare bella figura. Teniamolo lì addormentato, al limite ci riproviamo, ragazzi. Ok? 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 Ragazzi, è questo il modo che si catturano i leggendari. Ragazzi, ha funzionato. Ragazzi, bellissimo. Grande Gallade. E ricordate che Gallade è solo a livello 44, ma io Gallade lo voglio portare anche più in alto. Magari anche al 100, ragazzi. Comunque, abbiamo preso un altro leggendario, Uxie. E l'abbiamo preso anche in modo abbastanza semplice. Sono troppo contento. Ragazzi, io voglio assolutamente catturare questo Pokémon perché è veramente spettacolare. È bellissimo! Allora, andiamo qua. È Crabominable. È veramente un Pokémon stupendo. A me piace veramente un sacco. E ha anche dei colori bellissimi. Allora, vediamo un po' di dargli una spennatina. Perfetto. A questo punto andiamo a cambiare Pokémon. Mettiamo Gallade. Facciamo un fantastico falso finale che lo va a portare a un PS. Ok, a questo punto lo addormentiamo con ipnosi. Vediamo se ce la facciamo ancora. Purtroppo non riusciamo ancora. Ok, l'abbiamo addormentato e adesso andiamo a lanciare una Pokéball. Per questo Pokémon direi di utilizzare una Premier Ball, una di quelle che mi ha regalato Tirlos, perché è veramente bellissima. E l'abbiamo catturato, ragazzi! Al primo colpo. Ragazzi, io ve l'ho detto, questo Gallade è stupendo. Ed ecco qua un mega boss, ragazzi. Adesso proviamo subito a ingaggiarlo e vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Allora, andiamo con il nostro Sosbuck e vediamo un po' se riusciamo a sconfiggere un Tyranitar di livello 76. Allora, ragazzi, Tyranitar è ovviamente debole a mosse di tipo lotta, quindi noi proviamo subitissimo a fargli una bella mossa di tipo lotta, come un calcio salto. Ragazzi, le abbiamo tolto metà vita. È efficace 4x e con la seconda mossa dovremmo riuscire a sconfiggerlo. Perfetto! Vediamo un po' se ci droppa le cose. Sì, ok, e anche un diamante, ragazzi, una caramella rara. È un rapido artigli. Perfetto, ottimo ragazzi, ottimo. Ragazzi, qua c'è un Pokémon enorme. Enorme, guardate. È un Noivern. Allora, proviamo con una mossa di tipo volante. Non dovrebbe fargli un granché. Però dovrebbe togliergli un po', ok. Lo voglio... No, sicura questo qua, ragazzi, sicura.
sicura. Quindi proviamo anche un pe forbecco. Vediamo un po'. Dai, no, si continua a curare, ragazzi. Si continua a curare. Ok, fermi tutti. Allora, Pokémon Gallade. Iniziamo con una ipnosi e vediamo se riusciamo a farlo addormentare. Ok, si è addormentato. Falso finale. Ok. E ora, ragazzi, che è un PS, zaino, Pokéball. E proviamo... Ragazzi, una Minor Ball. Non ci credo che riesco a prenderlo con una Minor Ball. Vediamo un po'. Ha un PS addormentato. Non ce l'ha fatta. Ok, ok. Proviamo con la Scuroball, che dovrebbe darci la certezza di prenderlo. Perché è pure veramente al minimo possibile. E l'abbiamo preso, ragazzi. Ragazzi, il Noivern è veramente un Pokémon, secondo me, bellissimo. A me piace veramente un sacco. Ha queste orecchie che sono delle specie di parabole. Chissà se prende bene Sky. Secondo me sì. Comunque possiamo anche cavalcarlo e andare in giro. Tra l'altro non si vedono molto le ali, a parte quando vola. Però è veramente un bellissimo Pokémon. Ma dove siamo messi? Praticamente ci tiene sulle zampe, raga. Ma che cosa assurda! E dunque, ragazzi, questo era l'episodio di oggi della Pixelmon. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose e abbiamo catturato anche un altro leggendario. Gallade si è dimostrato essere un ottimo Pokémon per le catture e quindi continueremo ad utilizzarlo e ovviamente anche ad allenarlo. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per sostenere questa serie e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. A questo punto ho fatto anche un bel salto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!